L'appellativo Diana Fata deriva probabilmente dal nome Diana, la dea legata alla notte, il cui simbolo è la falce di luna distesa. Le fate, infatti, operavano di sera, in quanto il sole avrebbe ustionato la loro pelle delicata, uccidendole. Le piccole creature visitavano non solo i bambini, ma anche gli adulti. Lo facevano sussurrando 3 volte il nome della persona. Ogni loro visita, però, era in realtà un test. Alla persona venivano mostrate le loro immense ricchezze. Solo quelli che resistevano alla tentazione di rubarle venivano ricompensate. Alle altre spettava la sfortuna di vedere qualsiasi cosa toccassero tramutarsi in carbone. Queste piccole creature ambivalenti ancora oggi popolano l'immaginazione di noi tutti, ma non solo. Secondo le leggende, se si fa molta attenzione, in alcuni posti remoti della Sardegna è ancora possibile incontrarle.